Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni. Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Vendere Valore del giovedì. Quindi siamo all'intervista, siamo anche vicini a Natale, quindi la prima cosa è l'augurio per un Natale veramente pieno di gioia, di serenità, passato insieme a coloro che amate, passato in famiglia, passato come ritenete sia bene passarlo, ma che sia una giornata che vi porti tanta serenità, tanta felicità, tanta tranquillità e sia uno slancio importante per un 2018 ancora più pieno di ricchezza. Qualunque cosa la parola ricchezza voglio dire per voi: ricchezza in umanità, ricchezza in sogni realizzati, ricchezza in denaro anche, ricchezza in relazioni, ricchezza in conoscenza. Io spero che per me ricchezza voglia dire la maratona di New York portata a termine e possibilmente in un tempo decente, ma l'importante è arrivare in fondo, perché questo è quello che conta. Ma bando alle ciance, come mi dice un mio carissimo amico e mentore, perché si può essere mentori anche se si ha 20 anni in meno. Vogliamo parlare a questo punto dell'ospite di oggi e del tema di oggi. Oggi è con noi Eugenio Ferrari, presidente di Assoreti PMI, un'associazione che mette in correlazione fra di loro le piccole e medie imprese e anche gli artigiani e spiega loro come si possa lavorare bene insieme in rete per poter avere successo nel lavoro. Il tema della rete è un tema importante, la parola rete si declina in molti modi. E qui lo vogliamo declinare anche in un senso giuridico, in qualche modo, in una sorta di costruzione di una struttura superiore alle aziende che la compongano per avere impatto nel proprio business. Eugenio mi sottolineerà come la parola successo non vada utilizzata, ma vada utilizzata la parola valore, che tra l'altro per noi casca a fagiolo, visto che questo podcast si chiama proprio Vendere Valore. Quindi qual è il valore che una rete può dare alle aziende che la compongono? E la cosa interessante, soprattutto perché attraverso questo podcast noi stiamo cercando di condividere fra tutti, uso il plurale non perché mi senta un re, quindi non è un pluralia maiestatis, ma è un pluralia communitatis, direi, perché nel canale Telegram, telegram.me/vendere valore, che vi invito a sottoscrivere, i contributi di tutte le persone che partecipano alla comunità, che vogliono mettere a disposizione il loro contributo, appunto, viene in qualche modo appreso da tutti, quello che capita nelle reti, perché appunto quello che ci sottolinea Eugenio è che la cosa più interessante è la condivisione di esperienze e di conoscenze. Alla fine l'effetto collaterale più significativo dell'essere parte di una rete è proprio quello di apprendere da altri imprenditori, quindi in un modo che per l'imprenditore italiano forse è il più gradito, perché non c'è un guru che sale sulla cattedra e che pretende di imporre qualcosa, ma è l'esperienza comune di altri imprenditori che con semplicità, con umiltà, viene trasferita da uno all'altro. Certo, ci vuole un prerequisito fondamentale, che è quello di mettersi in gioco, avere la voglia di mettersi in gioco, avere la voglia di imparare, avere la voglia di dire: beh, questa roba qui posso farla in maniera diversa. Non cadere nella depressione della frase tipica che ripeto spesso, ma che continuo a ripetere: abbiamo sempre fatto così. Purtroppo abbiamo sempre fatto così, il nostro business è diverso, il nostro mercato è diverso, i nostri clienti sono diversi e lei non può capire com'è il nostro mondo. No, queste persone sono persone che sono talmente aperte, ed è significativo questo fatto, ottengono più risultati le persone aperte, che poi fondamentalmente, fatemelo dire, sono le persone che ascoltano questo podcast, sono le persone che condividono questo podcast con altre persone che vogliono imparare, perché l'obiettivo è questo: io imparo da voi come voi da me, e imparo molto nell'andare ad approfondire le tematiche che poi devo condividere. Ho imparato molto da Eugenio Ferrari, lui per esempio è da anni che è molto attivo su LinkedIn, e tra l'altro, come dirà lui nell'audio, se non vado errato, non mi ricordo se me l'ha detto fuori onda, e non soltanto è della mia generazione, ma è anche un po' più vecchio di me, quindi ha 60 anni, e a 60 anni una persona che si impegna così su social media, su attività di innovazione, è una persona da ammirare. Togliamo il cappello davanti a Eugenio Ferrari, ammiriamo, perché ci vuole coraggio e ci vuole lungimiranza. Dicevo, è già da tanti anni che è attivo su LinkedIn, al punto che questa associazione è nata proprio lì da un gruppo
un gruppo su LinkedIn, un gruppo che oggi è diventato numerosissimo, un gruppo di imprenditori, di persone che dialogano, di persone che condividono le esperienze, che sono arrivate fino ad aprire un'associazione che oggi è presente sul territorio, che sul territorio racconta, agisce, insegna, istruisce, costruisce reti, costruisce valore per i propri associati, costruisce valore per i componenti della rete in modo del tutto trasparente. Eugenio mi ha detto che la chiama Crystal Box. Allora, quali possono essere dei titoli per questa puntata? Condivide ed impera me l'ha già rubato in qualche modo con genialità Rudy Bandiera per il suo libro uscito da Mondadori. L'unione fa la forza è vecchio e fa un po' stantio, un po' unto. Una frase tratta dalle scritture: frater qui adiuvatura fratre, quasi civitas firma, un fratello che è aiutato dal fratello è come una città fortificata. È un po' palloso, diciamo così, molto bello, molto significativo, ma nel mondo del business può sembrare un po' palloso. Allora, non so, ci penserò, ma il concetto di fondo è essere capaci di costruire di più, perché si sta insieme in modo dinamico, in modo partecipativo, in modo da imparare, ma in modo soprattutto da rimboccarsi le maniche e fare, perché non è più il tempo di consorzi, di associazioni, di reti, chiamateli come volete, dove qualcuno si metteva a traino degli altri, beneficiava del lavoro degli altri. Oggi ce lo spiegherà molto bene Eugenio. Essere parte di una rete vuol dire darsi da fare. Io ho incontrato alcune reti, ho incontrato per esempio una fiera un paio d'anni fa, forse un po' di più, ho partecipato insieme a un mio cliente a una fiera francese dell'alimentazione a Parigi, e abbiamo incontrato una rete fatta da tanti produttori medio-piccoli, forse più medi che piccoli, di diverse prodotti, diverse specifiche, tutte del mondo food, tutte raggruppate sotto il marchio del Made in Italy, dal caffè al liquore all'affettato piuttosto che ad altro, tutte raggruppate sotto questo mondo, che dividevano per esempio le spese degli stand e che studiavano una linea comune. Direi che è uno stimolo interessante il valore del poter lavorare insieme, il valore di comprendere come lavorando insieme si impari e come imparando si può fare meglio, che può essere un po' il proposito per il 2018. Non è questo il momento di bilanci, il momento di bilanci sarà la prossima puntata. Anticipo anche qui sul podcast, dopo averlo fatto sul canale, ricordo sul podcast, dopo averlo anticipato anche sul canale, che nel periodo natalizio, diciamo così, le puntate di Vendere Valore diminuiranno, ce ne sarà una soltanto il giovedì nella settimana tra Natale e Capodanno, anche perché il lunedì sarebbe il giorno 25 dicembre, ma immagino che tutti abbiano altro da fare che ascoltare Vendere Valore, per quanto possa essere sicuramente di grande valore il giorno di Natale o il giorno successivo. E la puntata del primo di gennaio, evidentemente anche qui non vale la pena lanciarla, e quindi ci saranno due puntate fra Natale e Capodanno e fra Capodanno e l'Epifania. Poi ripartiremo con la programmazione normale dopo l'Epifania, ma mi sembra opportuno ridurre questo impegno, così chi vuole ascoltare qualcosa, ecco, in quelle puntate che non saranno interviste cercheremo di dedicare la nostra attenzione comune magari alla programmazione per il 2018, qualche suggerimento che possa essere utile per il 2018, magari partendo dai piani che ho per il 2018, raccontandovi questo così come specchio per confrontare con voi. Se ritenete che sia del tutto inopportuno che io utilizzi una delle due puntate per raccontare i miei piani per il 2018, alzate la mano, lasciate un commento audio a telegram.me/paolopugni, t.me/paolopugni, scrivetemi a vendere valore@yumediaweb.com dicendo Paolo non farlo, per favore non farlo, o scrivete sul mio profilo LinkedIn Paolo Pugni, oppure ancora lasciate un commento su questa puntata di Spreaker o su iTunes, che tra l'altro un commento, le 5 stelline sono sempre molto gradite. Ecco, quindi a questo punto non mi resta che lasciare la parola a Eugenio Ferrari per farci raccontare da lui cosa vuol dire essere rete, cosa vuol dire partecipare a una rete, quali sono i vantaggi e il valore che deriva dallo stare in una rete. Eccoci, siamo insieme al presidente di Assoreti PMI, Eugenio Ferrari. Buongiorno Eugenio. Buongiorno. E grazie per l'invito. Allora, comincia a raccontarci che cos'è Assoreti PMI, raccontaci un po' che cos'è e che dimensioni ha. Assoreti PMI è un'associazione nata circa 6 anni fa, una piccola ancora
associazione no profit, indipendente, teniamo molto a questa nostra, diciamo, indipendenza. È nata da un gruppo di discussione su LinkedIn, nel quale si sono trovati alcuni manager, alcuni consulenti, alcuni imprenditori con evidentemente la voglia di fare un upgrade rispetto al semplice gruppo di discussione e quindi creare una struttura, quindi un'associazione che si prendesse cura soprattutto della divulgazione, della diffusione del modello organizzativo della rete d'impresa. Modello organizzativo della rete d'impresa che in Italia fa un po' fatica a decollare perché l'imprenditoria italiana, specialmente quella delle piccole e medie imprese, la vede con un po' di diffidenza, mentre invece voi siete stati capaci proprio di superare questa diffidenza. Come è stato possibile? Ecco, io credo che quello che all'inizio ci sembrava forse un limite di carattere strutturale, cioè sulla base delle nostre scarse risorse iniziali, cioè la necessità di dover utilizzare per forza, diciamo, un social network che supportasse questa nostra volontà di diffondere questa cultura, poi alla fine credo si sia dimostrato in realtà veramente un notevole punto di forza. Ci siamo resi conto, cioè, e quindi rispondo alla tua domanda, i social network sono molto vicini alla logica del fare rete. A questo punto, direi, dopo 6 anni di vita dell'associazione, posso dire che probabilmente senza questo social network di supporto e di base d'appoggio per quella che è ancora oggi, che vogliamo che sia anche domani, la nostra attività associativa, forse avremmo avuto molta fatica. Ed è forse per questo che siamo tra le poche, credo, organizzazioni molto così combattive, molto insomma sempre presenti giorno dopo giorno sul fronte della divulgazione e della diffusione della rete. Ecco, qual è il vantaggio per un'impresa far parte di una rete? In che modo ne può avvantaggiarsi un'azienda? Intanto ti ringrazio per aver usato la parola vantaggio, perché molte volte sento la parola, oppure mi viene chiesto, mi puoi parlare di una rete di successo? Ecco, in realtà io non ho conosciuto reti di successo, però invece conosco reti all'interno delle quali i componenti, siano essi i professionisti che affiancano la formazione della rete o gli imprenditori, quindi coloro i quali fisicamente formano la rete proprio dal punto di vista strutturale, ecco, in questo caso ognuno può avere il proprio vantaggio, perché la rete è una struttura che è in grado di offrire dei vantaggi. Non ci nascondiamo sicuramente dietro anche a delle difficoltà che spesso risiedono nella struttura fortemente antropologica della rete, cioè c'è una componente umana che molte volte crea anche qualche difficoltà nella formazione del gruppo. Però se vengono superate e se si è in grado con una politica di impresa, perché di fatto la rete di impresa è un'intrapresa, è un'impresa, quindi se si è in grado di generare un interesse valido, una coerenza nel raggiungimento anche di piccoli obiettivi scansionati nel tempo, non c'è bisogno di puntare direttamente all'obiettivo massimo, ci si possono dare degli obiettivi così step by step, e in questo modo si creano i presupposti giusti, che sono quelli che si trasformano appunto in vantaggi percepibili, perché devono essere ovviamente percepiti dai tutti i componenti, e sono vantaggi percepibili nel corso del tempo. Ecco, a proposito di questo, quindi non chiedo una rete di successo perché non è il caso, non chiedo neanche di magari specificare bene i vantaggi, ma quali sono gli scopi per cui delle aziende decidono di lavorare insieme? Direi, io ho questa percezione. Fino al 2015, una delle più così diffuse motivazioni per cui gli imprenditori si univano in rete era anche a scopo difensivo, a scopo, diciamo, rete di salvataggio in un certo senso. C'era molta questa tendenza a pensare, a credere, cioè, che mettendosi in rete
si risolvevano quasi magicamente, come con un colpo di bacchetta magica, i propri problemi, proprio perché inserendosi in un gruppo di altri imprenditori si potevano forse superare delle proprie carenze e in qualche modo si poteva trarre vantaggio dall'essere in un gruppo con altre imprese. Direi che dal 2015 uso questo anno come, diciamo, un po' spartiacque tra in un fenomeno evolutivo, perché la rete comunque sta avendo questa evoluzione costante e continua nel corso del tempo. Diciamo che dal 2015 mi pare di poter dire c'è molta più consapevolezza negli imprenditori. Ovviamente c'è sempre questo atteggiamento difensivista per parecchie imprese. Mi riferisco soprattutto anche a delle microimprese, delle piccole, piccolissime imprese che ovviamente hanno sempre problemi di sottocapitalizzazione, di struttura, eccetera. Però diciamo che dal 2015 noi ci stiamo accorgendo che la rete è diventata un fenomeno molto più consapevole, cioè gli imprenditori stanno capendo che l'interazione, l'alleanza, fare il gruppo viene vista con un atteggiamento strategico, cioè facciamo una strategia, non ci accontentiamo di tirare a campare solo per il fatto di esserci, perché l'unione fa la forza. Certo, l'unione fa la forza, ma è un'unione la cui forza sta nella strategia e nella consapevolezza, e non più nel tentare magari di superare dei propri problemi appoggiandosi ad altri. Ecco, questo direi che lentamente è qualcosa che si sta veramente superando. Oggi siamo comunque, magari rispondo poi con altre domande. Diciamo che quindi stiamo passando dalla fase di difesa a quella d'attacco. La rete diventa un'occasione per poter vendere meglio, vendere dando valore ai propri clienti, vendere insieme, quindi è più una strategia verso nuovi orizzonti, diciamo in questo modo. Sì, diciamo che magari questo era anche prima, però ripeto, prima non c'era. Oggi le imprese che si avvicinano alla formula della rete si avvicinano già sapendo che non potranno vivere di rendita sulle fatiche altrui, perché in questo modo molto molto velocemente vengono, cioè perderanno il treno di questa rete in mille modalità. Oggi ci si avvicina alla rete, non tutte le imprese, ovviamente ci sono sempre le eccezioni, anzi ancora siamo in una fase di transizione da questo punto di vista, però ripeto, consapevolezza molto maggiore rispetto alle prime reti che venivano fatte. Ecco, prima nel fuori onda, come si dice, mi parlavi ad esempio di industria 4.0, di internazionalizzazione, tutte le volte mi si attorciglia la lingua. In che modo le reti possono dare un impulso, una spinta per fare questo? Hai qualche esempio da raccontarci? Molte volte si sentono appunto queste che sembrano anche un pochino degli slogan, e spesso lo sono purtroppo. Anche la rete non fa eccezione, cioè parlare di industria 4.0, parlare di internazionalizzazione sono parole che a mio parere dovrebbero avere un significato e un'azione di senso compiuto. Molto spesso non è così. Oggi, ancora oggi, l'industria 4.0 io credo non ha ancora attecchito, ma per ragioni direi proprio storiche, ragioni di raggiungere una capacità di attivare dei meccanismi per cui si può definire un'industria o un gruppo di imprese tra di loro aggregate in una modalità 4.0. Diciamo che è ancora un obiettivo, secondo me, da raggiungere. La stessa cosa l'internazionalizzazione. Però quello che forse dicevo appunto prima è che con le reti si entra in tutte le possibili declinazioni che oggi l'economia globalizzata ci propone e alle volte ci impone di affrontare, perché comunque direi che è abbastanza palese che se anche le piccole imprese artigiane non attuano dei rapidissimi cambiamenti, tra l'altro stiamo appunto parlando di rapidità di questi cambiamenti, non c'è quasi neanche il tempo di sedimentare quella che una volta, dico io, 40-50 anni fa, era quel processo per cui alla luce di nuove tecnologie, di nuovi sistemi, c'era sempre un periodo necessario e sufficiente, diciamo, per sedimentare un apprendimento, avere quindi una curva d'apprendimento un pochino più soft, ecco, se vogliamo dire. Oggi purtroppo non è così, oggi le tecnologie
ci sovrastano, noi dobbiamo in qualche modo adeguarci e più rapidamente lo facciamo, meglio è. La rete, sia per quanto riguarda gli aspetti degli adeguamenti tecnologici e digitali, sia per quanto riguarda l'internazionalizzazione, la rete è uno strumento formidabile perché fa in modo che l'imprenditore non affronti questi percorsi in maniera isolata, ma affronti questi percorsi in modalità che potrei definire sempre open innovation, cioè una modalità aperta anche dal punto di vista della propria curva di innovazione della propria impresa, che ovviamente viene facilitata dal contatto, dal continuo contatto e dal rapporto con altre imprese che possono essere migliori o peggiori. Non è tanto una questione di merito, è una questione, direi, proprio di cultura di ogni singola impresa che può interagire con la cultura di un'altra impresa. Certo, e in particolare volevo proprio chiederti questo. Queste reti che si compongono, quelle che, con le quali hai lavorato, che mi dicevi che hai lavorato con tante di queste reti, sono più omogenee o sono più lineari, quindi non so, una filiera piuttosto che per associazione sinergica, o sono proprio aziende che mettono insieme prodotti molto simili, in qualche modo concorrenti, e che si aiutano invece giocando su volumi, su altri elementi? Quali sono le qualifiche delle reti che hanno più frequenza di composizione, con le quali tu hai lavorato con più frequenza, più spesso? Beh, direi che le reti in assoluto più complesse sono le reti verticali, quelle cioè dove ogni singola impresa facente parte della rete assolve una fase del processo produttivo. Direi che queste sono reti abbastanza complesse, perché chiaramente già chi conosce, diciamo, i processi produttivi legati a delle fasi di ciclo ne conosce molto bene la difficoltà, no? E dal punto di vista manifatturiero, dal punto di vista della logistica, dal punto di vista degli approvvigionamenti, dal punto di vista delle consegne, dal punto di vista della precisione, della qualità che ogni singola fase deve consegnare alla fase successiva. Quindi direi che questa sicuramente è la rete. Ce ne sono ovviamente di esempi, però sono reti abbastanza complicate. Le reti che noi vediamo più spesso sorgere, più spesso, diciamo, costituirsi, sono quelle reti dove ci sono produzioni, prodotti e, diciamo, anche servizi che tra di loro creano magari un'offerta allargata. Parlando di prodotti, se parliamo, faccio un esempio, non so, una rete di produttori di vini, ci può essere il produttore di vino bianco, il produttore di vino rosso, il produttore di vino fermo, il produttore di vino frizzante. Ecco che questi quattro produttori possono agire creando una sorta di piattaforma, quindi la rete alla fine diventa un canale commerciale che però ha delle regole e che deve poi generare una maggiore competitività sia per la rete, perché è questa la, diciamo, la particolarità. Si deve generare sia un vantaggio per la rete intesa in quanto tale, cioè una rete nel suo complesso, ma anche per ognuna delle singole imprese. Non dimentichiamoci che una rete è sempre formata da imprese che sono guidate da un imprenditore e all'interno delle quali ci sono anche dei dipendenti. Quindi nella rete troviamo tutte queste caratteristiche che devono essere tutte tenute in considerazione. Ecco, cosa distingue il termine rete dal punto di vista magari anche giuridico rispetto ad altre forme associative? Cioè, nel momento in cui delle aziende decidono di fare delle cose assieme all'interno, non so, magari di un consorzio o di un'associazione o comunque di altre tipologie di raggruppamento che non sono considerate rete. L'elemento che distingue la rete da ogni altro tipo di accordo, diciamo così, in che cosa è caratterizzato? Tu adesso ci dicevi che c'è una guida, ci sono dei dipendenti nel alcuni casi. Quali sono gli elementi che caratterizzano proprio questa struttura nuova che si viene a formare tra le aziende? In alcuni casi le differenze sono minime o comunque ridotte, in altri casi le differenze invece sono rilevanti. Dal punto di vista proprio strutturale dell'organizzazione in rete, direi che l'elemento che distingue la rete da altre aggregazioni, da altre strutture imprenditoriali in forma aggregata, per esempio se la paragoniamo a un consorzio, diciamo che all'interno del consorzio
ogni impresa fornisce solo una parte della propria attività imprenditoriale, per poi demandare al consorzio, inteso proprio come unità giuridica agglomerante, no, di tutte le imprese che ne fanno parte, quindi consegnare al consorzio una fase specifica, spesso può essere la fase commerciale che è stata, diciamo, portata avanti sul piano produttivo dalle tante imprese che fanno parte del consorzio. Nella rete questo non accade, cioè nella rete le imprese, tutte le imprese che ne fanno parte, sono coinvolte globalmente. È il coinvolgimento integrale di ogni singola impresa che fa parte della rete, quindi non, la rete non vuole dalle imprese che ne fanno parte solo una fetta specifica di quella che è la loro attività di impresa, vuole tutta l'attività di tutta l'impresa, ovviamente per quella quota che l'imprenditore decide di utilizzare nell'ambito della rete, perché la cosa molto importante, e non ce lo dimentichiamo, è che non c'è un trade-off nel fare rete. Sostanzialmente non, io che sono un imprenditore non devo rinunciare a nulla per far parte di una rete, anzi posso solo avere dei vantaggi, anche perché continuerò a fare esattamente quello che facevo prima con la mia impresa, alla quale probabilmente, se la rete funziona bene, potrò portare dei vantaggi in termini di maggiori produzioni, maggiori vendite, conoscenza. Non dimentichiamoci che la rete è uno straordinario fattore, veicolo di know-how e di condivisione di conoscenza. Quindi direi che, e non perché lo dico io, ma proprio è la struttura della rete che è fatta in questo modo, nessun imprenditore deve rinunciare alla propria attività imprenditoriale originale facendo una rete. Certo, quindi è un'aggiunta a qualcosa che uno sta già facendo, in modo tale da dare un valore in più, un vantaggio in più. E a proposito di valore, questo podcast si chiama Vendere Valore, quindi siamo molto fissati un po' su questo tema. In che modo, ecco, poiché ci sono diverse aziende che propongono, magari, che in origine possono avere anche stili di vendita, stili di promozione di se stesse differenti fra di loro, allora in quale modo l'essere insieme in una rete può invece magari generare uno stile nuovo, una modalità nuova, un modo diverso di dare valore a valle ai propri clienti? C'è una guida che trova una linea comune, che quindi fa lavorare tutti ma all'interno di un canale predeterminato? Qual è l'elemento caratterizzante soprattutto per quello che riguarda la vendita della partecipazione ad una rete? Allora, mi piace molto questa domanda perché in un certo senso, diciamo, svela uno dei tanti segreti, diciamo, davanti agli occhi di tutti delle reti, e cioè che in realtà fare una rete inizia quasi sempre con un obiettivo, ma altrettanto quasi sempre prosegue poi magari con obiettivi che uno non si sarebbe mai aspettato. Quindi che cosa voglio dire dal punto di vista del vendere valore? Voglio dire che la rete impone ai retisti e impone a se stessa in quanto rete di trovare dei meccanismi di comunicazione, di approccio al mercato, di visibilità e magari anche di fare qualcosa che prima non era stato previsto nel, diciamo, protocollo fondativo della rete stessa. Quindi ecco dov'è il segreto, tra virgolette, della, io credo, anche straordinaria efficacia, diciamo, in termini di, non di successo, ma di vantaggi nell'essere parte di una rete. Partecipare a una costruzione di qualcosa che, anche se l'abbiamo pianificata in un modo, molto probabilmente si svilupperà in una modalità diversa da come noi ci aspettavamo. Perché questo? Ma perché la stessa accelerazione del mondo, dei mercati, delle condizioni tecniche, tecnologiche, economiche, finanziarie nelle quali ci stiamo muovendo, ci impone di essere in una fase di continuo cambiamento. E quindi anche il nostro comunicare, il nostro valore deve spingersi in terreni sconosciuti, deve spingersi in modalità che magari non conoscevamo, e tutto questo non fa altro che crescere la cultura dell'impresa individuale. Essendo parte di una rete, l'assorbimento di questo tipo di cultura
può avvenire. Viceversa, nel senso opposto, la vedo molto dura, cioè il singolo imprenditore non riuscirà mai a fare dei percorsi complicati, dei percorsi che richiedono anche risorse notevoli e dei percorsi dove alle volte si prende una strada, poi ci si accorge di non essere nella direzione giusta. Se si è in una rete ben guidata e ben condotta, questo si può anche recuperare, ma se si è da soli, prendi una strada sbagliata, anche il tuo modello di comunicazione, di visibilità, di voler vendere il tuo valore perché sei convinto di avere un valore che altri potranno ritenere interessante, però non hai preso la strada giusta nella proposta anche marketing e commerciale, tutto questo diventerà piuttosto complicato. Certo, quindi quello che ci avevi anticipato poco fa, il concetto dell'apprendimento, del avere anche il tempo per far depositare queste nuovi contenuti, nuove modalità di stare dentro la propria azienda anche. Quindi direi che uno degli effetti significativi della rete è quello della comunità in qualche modo, no? Uso questo gioco di parole, quindi il fatto di essere dentro a un nuovo organismo insieme ad altri imprenditori e apprendere reciprocamente l'uno dall'altro, dandosi quindi un aiuto per crescere il valore della singola azienda attraverso anche la competenza e la conoscenza che, come facevi notare, magari sono al di fuori della portata del singolo imprenditore, sia come investimento che come tempo che come risorse. Quindi c'è un valore aggiunto che è quasi più significativo, non è vero, ma che è quasi più significativo di quello per cui la rete è nata. È importante, diciamo, ecco, non forse più significativo, ma importante. Quindi questo direi che è un punto chiave. Tu mi dicevi che siete partiti da LinkedIn. Sì. Che quindi è già, a mio parere, se permetti questa battuta, è già, come dire, una chiave di accesso di aziende che hanno capito che i social media sono uno strumento importante. Oltretutto mi parlavi di diversi anni fa, quindi qualcuno che anni fa era su LinkedIn, partecipava a dei gruppi di discussione, al punto da iniziare poi a intraprendere l'avventura dell'associazione, direi che erano già molto avanti rispetto a quello che è un po' la media del mercato italiano. In che modo questa apertura, questo trovarsi anche su social media ha dato una spinta maggiore all'iniziativa che stai portando avanti? Sì, anche questa trovo una domanda interessante. A mio parere è proprio stato, direi, la contaminazione continua, la condivisione continua, l'apertura. Cioè noi abbiamo, io, ma ovviamente non solo io, abbiamo agito sempre rispettando questa sorta di mantra così della condivisione. Noi davvero l'abbiamo applicata, abbiamo voluto agire nella trasparenza assoluta. Io la chiamo la crystal box, anche perché questo era, direi, la prova evidente di tutto quello che si diceva che si sarebbe fatto, magari lo si annunciava appunto sul gruppo di discussione e poi lo si metteva in pratica attraverso, utilizzando l'associazione. Quindi per noi era fondamentale, sempre stato fondamentale, lo è anche oggi, essere assolutamente sicuri che quando comunichiamo qualcosa siamo poi in grado di mantenerla. Mi viene da dire che comunichiamo di fare qualcosa quando già abbiamo, non dico che l'abbiamo già fatta, ma insomma che siamo già sicuri di portarla avanti. Ecco, questo forse, se posso dire un piccolo segreto, diciamo la coerenza nel mantenere la barra del timone sempre molto dritta, sempre molto ben ferma, e portare avanti delle discussioni, portare avanti delle argomentazioni che potessero stimolare l'interesse di diverse categorie di soggetti, dai professionisti agli imprenditori. Quando parlo di imprenditori parlo del piccolo imprenditore. Oggi tra l'altro ci sarà sicuramente una grande espansione anche delle reti del retail e delle reti di prossimità, quindi noi crediamo che siano assolutamente dignitosissime anche le piccole, piccolissime imprese, che il negozio o piccole imprese artigiane e non solo le grandi imprese. Quindi mettere, cioè, in condizione tutti quelli che potevano essere utenti o anche solo semplici così visitatori estemporanei di quella che era il nostro messaggio, mettere tutti in condizione di recepire
magari non tutto, magari solo la parte di loro interesse di quanto noi abbiamo divulgato. E devo dire, se posso concludere così, questa tua domanda, abbiamo veramente lavorato tanto, cioè non ci siamo risparmiati. Io mi sono risparmiato, ho scritto tantissimo, magari non ho scritto delle cose che passeranno alla storia, ma quello che mi interessava e mi interessa tuttora è dare un messaggio che possa essere comprensibile, che possa portare qualche piccolissimo, anche così, vantaggio. Quando dico vantaggio penso anche semplicemente a una riflessione, a un pensiero che magari uno non ha mai avuto fino a quel momento. Quindi questo sono piccoli obiettivi che messi insieme fanno magari un grande obiettivo. Quindi se la tua domanda era questa, non so se ho risposto, ma insomma. Certo, no, hai risposto benissimo, anzi ci hai aggiunto molto più sostanza di quanto non intendessi dirti io. Ecco, stiamo arrivando verso la conclusione, siamo partiti da LinkedIn, anche adesso in questa discussione, in questa risposta abbiamo citato come da lì c'è stato poi un movimento. E tu mi dicevi che appunto l'origine è stata LinkedIn, ma poi state facendo molto di più. Quali sono le altre iniziative, le altre direzioni che l'associazione ha preso e dove la si può incontrare sul territorio? Nella tua domanda c'è già praticamente la risposta. Noi ci siamo spostati sul territorio perché non avrebbe avuto senso parlare di reti e poi non andarle a proporre fisicamente, cioè incontrare fisicamente. Quindi ci siamo spostati con fortissima decisione su tutti i territori italiani. Oggi l'associazione ha una portata nazionale, abbiamo oltre 60 delegazioni territoriali. Quindi cosa vuole dire? Vuole dire che noi vogliamo essere nei diversi territori, perché in ogni territorio ci sono delle realtà, come tu ben sai, l'Italia è stretta e lunga ed è ancora un po' l'Italia dei comuni, possiamo dire così, e in un certo senso questa è la grande forza, la grande magia, credo, dell'Italia, che dal mio punto di vista cercherei di non farci così defraudare in nome di una massificazione e di una globalizzazione un po', direi, indiscriminata. Per fare rete, il passaggio dalla zona virtuale, dalla virtual zone alla zona fisica, al territorio, era indispensabile. Parlo in termini associativi, cioè se l'associazione voleva in qualche modo qualificarsi e avere dei risultati. E questo l'abbiamo poi anche ottenuto con circa 350 convegni che in 6 anni abbiamo realizzato. Moltissimi di questi convegni li abbiamo realizzati noi in prima, cioè da soli, in alcuni casi personalmente voi. Sì, in alcuni casi invece li abbiamo organizzati così, in compagnia di qualche nostro partner che abbiamo poi incontrato, e oggi devo dire abbiamo anche un sistema di relazioni dal punto di vista dell'università, dei poli di ricerca, dei tecnopoli e di tante strutture legate a tutto ciò che di innovativo ci impone un po' l'economia 4.0. Noi oggi lavoriamo e così organizziamo situazioni sia con gli ordini, per esempio con tanti ordini dei commercialisti, gli ordini degli ingegneri, e adesso non sto a fare tutto l'elenco, però insomma, ripeto, il nostro sistema di relazioni si è via via qualificato anche in questa direzione, e questo direi il merito ovviamente va distribuito su tutti i componenti dell'associazione, di cui io in questo momento sono un rappresentante, ma ognuno di noi ha contribuito a questa crescita. Perfetto, l'ultima domanda di rito, ma che in questo caso assume ancora maggiore peso: se qualcuno vuole avere maggiori informazioni su Asso Reti PMI, ovviamente LinkedIn abbiamo detto tante volte, ma dove o come può raccogliere maggiori informazioni o contattarti? Il contatto è sul nostro sito, è l'indirizzo www.assoretipmi.it. Assoreti PMI è un acronimo per Associazione Reti di Imprese PMI, quindi ripeto www.assoretipmi.it, e lì può trovare tutte le indicazioni e le informazioni.
Su LinkedIn abbiamo questo grande gruppo, davvero una delle più grosse community che si sono formate su LinkedIn, che è il gruppo Reti di Imprese PMI e Professionisti di Rete. E poi siamo presenti anche su tutti gli altri social, Twitter, Facebook, però insomma, come appunto dicevi anche tu Paolo prima, credo che la nostra ideale piattaforma virtuale sia LinkedIn, veramente in tutti i sensi. Certo, che è la piattaforma professionale delle imprese per definizione. Eugenio, io ti ringrazio molto, ci hai dato un sacco di notizie molto molto interessanti che avranno sicuramente colto l'interesse degli ascoltatori. Ti saluto, ti auguro anche buon Natale, visto che siamo proprio nelle vicinanze di Natale, e spero che ti contattino in tanti per avere maggiori informazioni e iscriversi, perché vale veramente la pena, e poi magari partire con qualche nuova rete. Grazie mille Eugenio. Ti ringrazio tanto. E se volete anche ulteriori indicazioni di contatto, magari, non so, potrò dartele anche successivamente, credo, non lo so, insomma, penso di sì. Certo, sicuramente, no, senza problemi. Abbiamo poi un canale Telegram che utilizziamo per ragionare insieme su queste tematiche, per cui anche lì riprodurrò tutte le indicazioni che mi hai dato, tutti i link, in modo tale che i partecipanti possano anche arrivare a te attraverso quel canale, e ci risentiamo di sicuro. Grazie ancora e buon Natale. Ne approfitto anch'io per farti a te, a chi ci ascolta, tanti auguri, buon Natale. Siamo già qua che stiamo guardando l'anno nuovo, che ci porterà sicuramente tantissime novità, e noi cercheremo di essere lì pronti a cogliere i cambiamenti, insomma, a lavorare per non rimanere mai indietro, ecco. Eccoci arrivati alla fine, grazie ancora Eugenio, grazie del tuo contributo. Per chiudere ringrazio tutti coloro che sono arrivati fin qui in questa puntata. Come sempre vi invito nuovamente a lasciare un vostro messaggio con i vostri commenti all'indirizzo telegram.me/paolopugni. Trovate tutte le puntate del podcast sul sito pugnimalagò.it, l'accento non c'è, ma lo devo dire, ma non si scrive con l'accento, la ultima O, quindi pugnimalagò.it, dove trovate tutte le puntate del podcast, oltre che il nostro sito, e se avete qualche suggerimento, qualche giudizio sul sito, ovviamente ben gradito, lo trovate tutto su Spreaker, tutto su iTunes. Il mio indirizzo LinkedIn è Paolo Pugni. Se volete scrivermi una mail, vendere valore@umidaweb.com. A me non resta che ringraziarvi, darvi appuntamento a giovedì prossimo dopo Natale per una nuova puntata di Vendere Valore, saltando lunedì che è Natale, augurando a voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie un gran buon Natale e un gran bell'anno nuovo, come si suole fare. E vi abbraccio tutti, arrivederci da Paolo Pugni e da Vendere Valore. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni.